Appositano News, che è un giornale online. Buonasera, saluti, benvenute. Ci fa molto piacere avervi qua e soprattutto la vostra parola che sentenzia e sottolinea una serie di passi avanti in questa direzione delle pari opportunità. Gli obiettivi che vogliamo raggiungere, ce li volete raccontare, senatrice? No, ma non solo io, la senatrice deve ancora Sta arrivare. arrivando, sì. Allora, la dottoressa è qui, è una delle relatrici, io faccio parte dell'organizzazione delle pari opportunità. Quindi magari lei può. Prego, L'obiettivo, lo scopo sarà quello di confrontarci su come anche la storia recente italiana, la storia del diritto italiano ha incorniciato un po' i passi delle donne negli ultimi 50 anni, quindi capire anche come questo ha costruito l'identità e come le fonti, i documenti ci raccontano questi percorsi, quali contraddizioni, al di là di quello che a volte si può subito liquidare come una disuguaglianza, a volte invece sono delle risorse. Quindi proveremo a parlare di questo. Passerà molto tempo prima che troverò sulla mia tessera d'identità il nome mio e quello di il cognome mio e quello di mia madre. Speriamo, no, il non dovrebbe. Disegno di legge riusciamo a spingerlo con questa È serie di per incontri quello che che avete facciamo programmato. questa cosa, proprio per spingere il disegno di legge, perché è importante la sentenza della Corte Costituzionale, altrimenti rimane quasi senza lettera morta. Sospeso. Eh sì, perché chiunque ha poi paura di capire quello che succede per le generazioni future, dell'effetto moltiplicatore, se il legislatore non ci dà una indicazione, credo. Speriamo. Ciao, come stai? Grazie.